Cambiamo musica, cioè, sì, nel vero senso della parola, perché prima abbiamo avuto gli amici di Villa Incanto con la musica classica e invece adesso abbiamo qui con noi al telefono il maestro Antonio Caggiano, che già vi avevo presentato quando insieme abbiamo ricordato John Cage, e Antonio presentò il suo progetto John Cage, lezioni di funghi. Inoltre lui è direttore artistico dell'Associazione Culturale dello Scompiglio, dove fanno dei progetti artistici meravigliosi. Siccome appunto è qui con noi al telefono, ve lo presento subito. Pronto? Pronto, buonasera. Io, buonasera, ti do del tu subito. Ciao, sì, Antonio. Allora diamoci del tu, fa piacere sempre. Sì, scusami, però non ce la faccio a dirti buonasera. È tanto che appunto volevo parlare con te e finalmente, ecco, possiamo farlo in questo, parlando di questo progetto veramente interessante, di cui però appunto il 4 luglio finisce. Quindi praticamente sì. Ci dici un po' cosa è successo nel frattempo, di che cosa si tratta e poi ecco il 4 luglio, allora, cosa succederà? Una piccola precisazione, io sono il direttore artistico della parte della sezione musicale, dello Scompiglio. Il direttore invece artistico, la direttrice artistica del progetto è la regista performer Cecilia Bertoni, che avevo intervistato anche lei tra l'altro sì, a suo tempo. Ha avuto questa grande intuizione, bellissima, insomma, di creare un luogo veramente in cui si è realizzata una utopia, veramente, insomma, in cui l'arte, la vita è tutto mescolato, insomma, no, natura, quindi insomma è veramente una cosa molto un bella. Un paradiso, prima o poi sì. Verrò, spero. Infatti ti aspettiamo, sì, assolutamente. Grazie. Guarda, allora quest'anno noi abbiamo con questo progetto Made in Italy 3x1, intanto il titolo, perché Made sì. in Italy 3x1? Beh, intanto perché il marchio Made in Italy è famosissimo, no? È internazionale. In tutto il mondo, noi siamo certo. conosciuti appunto, insomma, per la nostra bravura, no? Insomma, nel costruire sì. prodotti, per la nostra bravura nell'inventare sempre prodotti nuovi, sempre fantasiosi, efficienti, belli, eccetera. E invece 3x1 che cos'è? 3x1 è quando al supermercato fanno gli sconti. Gli sconti, no? Carino. E quindi praticamente noi facciamo un progetto sul Made in Italy, su quel Made in Italy che però è un po', diciamo, meno conosciuto, no? Che insomma, che appunto è la cultura, è la creatività sì. italiana, eccetera, che diciamo è meno conosciuta nel mondo. 3x1 perché? Perché sappiamo che purtroppo la cultura naviga in cattive acque, sì. no? E quindi insomma c'è questa idea un pochino della svendita, no? È un titolo un po' polemico, insomma, no? Verso chi certo. dovrebbe occuparsi appunto della diffusione della bellezza italiana, eccetera, degli artisti, no? Insomma, di tutto ciò che si riesce a creare e che purtroppo rimane spesso nel dimenticatoio. Noi con questo progetto proprio abbiamo voluto valorizzare la creatività italiana. Certo. E siamo partiti con un grandissimo musicista che è Massimo Urbani, purtroppo morto molto giovane, grande jazzista, considerato il più grande jazzista italiano di sempre, che ha avuto una vita molto molto particolare, insomma, ah, sì. molto molto complicata, e praticamente in questo incontro hanno suonato i suoi amici, insomma, più cari, che sono Roberto Gatto, Giovanni Tommaso, Luigi Bonafede, il fratello Maurizio Urbani, e abbiamo voluto invitare Rosario Giuliani, che a nostro avviso è il sassofonista che più si avvicina per intensità, per calore, per passione appunto al grande Massimo Urbani. Poi abbiamo avuto il 28 di marzo un progetto dedicato invece alle
alla polifonia rinascimentale, con un gruppo straordinario che sono gli Odecaton, un gruppo diretto da Paolo del Col. Pensa, questo coro ha vinto non so quanti premi a livello internazionale, e in Italia è semi sconosciuto. Adesso devo dire sta venendo fuori, ma è un gruppo straordinario che può competere con tutti i grandi gruppi della vocalità internazionale, quindi è veramente una cosa. E pensa che in quella giornata abbiamo presentato una messa inedita di Scarlatti, quindi un altro autore straordinario, del nostro patrimonio artistico. Invece il 18 aprile c'è stato il primo concerto Portrait, che è stato un omaggio ad un ensemble italiano importantissimo che si chiama Alter Ego è diciamo uno degli ensembli italiani più rappresentativi a livello internazionale, e ha presentato, che ha avuto contatti con tutti i più grandi compositori viventi, però anche, voglio dire, Alter Ego è un ensemble riconosciuto, ma certamente non ha avuto, dal punto di vista istituzionale, non ha avuto i riconoscimenti che meritavano. In quell'occasione hanno presentato tutte opere dedicate a loro, da grandi compositori come Albin Lousier, dall'americano Albin Lousier, da Salvatore Sciarrino, del grande Fausto Romitelli, purtroppo scomparso, e Stefano Scodanibio, anche scomparso, e poi due opere, una di Vaglini e una di Casale. Ma fantastico. Il 23 maggio invece abbiamo presentato un progetto molto si fa per dire, perché era un po' sui musicisti italiani a Londra. È stato un concerto molto bello, musicisti come i Piatti, i Viotti, i Clementi, che erano molto, molto attivi appunto all'estero, e specialmente a Londra. E questo per dimostrare l'internazionalità della nostra musica, perché si parla della nostra musica, gli italiani siete bravi, ma siete un po' provinciali. No. In quell'epoca, fine 600-700, la cultura italiana era importante, ma questa cosa la sappiamo. Sì. Ma purtroppo forse l'abbiamo un po' dimenticata. Un po' nell'oblio. I nostri politici forse l'hanno un po' dimenticata, no? Ecco. Bisogna ricordare. Esatto, con Voce Intime, questo gruppo molto interessante, un trio che usa strumenti d'epoca, veramente un gruppo bellissimo, straordinario. Poi invece il 13 giugno è stata una festa dedicata all'improvvisazione. Abbiamo fatto un concerto molto 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 bello con Elio Martuscello, che è un musicista. Sì. Elettronico, però si occupa anche di arti visive, è un personaggio molto importante a livello internazionale, che ha avuto riconoscimenti importantissimi in tutta Europa. Insieme ad Ossatura, altro gruppo storico dell'improvvisazione italiana, e poi c'era invece una cosa a cui io personalmente tengo moltissimo. C'era un ensemble, un gruppo che proveniva da una realtà complicata, tutti i ragazzi venivano dal centro storico di Napoli, da Forcella, dai quartieri spagnoli, tutti studenti di conservatorio, ex studenti di conservatorio, che sono stati riuniti appunto da Martuscello, in questa avventura corale. E poi abbiamo suonato anche io e Gianni Trovarucci, visto anche egli molto importante, molto famoso, ed è stato molto bello perché in qualche modo anche questo concetto dell'improvvisazione noi abbiamo un pochino dimenticato.
dimenticata, no, in Italia. Cioè, quando si parla di improvvisazione spesso si pensa a cose un po' arrangiate, no? A cose insomma, che hanno a che fare con la superficialità. Invece no, penso insomma, che abbiamo dimostrato che si possono fare, che l'improvvisazione è una cosa seria. L'improvvisazione non è altro che una improvvisazione istantanea, cioè improvvisazione sul momento. Il grande improvvisatore è quello che riesce a comporre nel momento in cui suona. Mamma. E qui insomma è stata fatta. Non è così semplice, direi. Come? Non è così semplice, no, direi. No. No, è molto complicato, però voglio dire, è una pratica, è no? Una pratica, è una certo. pratica che bisogna appunto fare con molto rigore e con molta serietà, perché insomma poi l'improvvisatore vero non sa mai quello che andrà a suonare veramente, ecco, la sera. L'improvvisatore vero è quello che improvvisa continuamente, è quello che si stupisce continuamente e che stupisce continuamente, no? Infatti. E quindi questa è stata l'ultimo concerto, invece sarà dedicato a, l'ultimo concerto Portrait, quindi insomma sì. un po' un ritratto, sarà dedicato all'ensemble Ars Ludi, sì. E special guest il grandissimo compositore americano Alvin Karram. Sì. Allora, Ars Ludi, di cui io insomma faccio parte, di cui sono sì. fondatore insieme a un gruppo storico, tra l'altro, insieme a Gianluca Ruggeri, e insomma è un ensemble che ha 28 anni di vita. Fantastico. È una sorta di istituzione insomma, in Italia insomma, per quanto riguarda le percussioni insomma. Sì. E quindi insomma in questo concerto presenteremo alcuni dei nostri cavalli di battaglia, che sono appunto Marinda Face di Steve Reich, sì. col quale noi collaboriamo da anni, siamo un pochino il gruppo, il suo gruppo di riferimento in Italia, insomma abbiamo eseguito sì. Tellim, City Life, insomma drumming, insomma tutta una serie di opere sue, insomma. Sì. Poi ci sarà invece di Luigi Ceccarelli un pezzo molto divertente, sì. pensa, per due iPad, che si chiama Discussione del 3000. Fantastico. Ed è un pezzo molto molto divertente, basato appunto su è un pezzo futurista, sì? Dedicato al pittore Perilli. Perilli. Sì, e pensa, il pezzo consiste in una serie di fonemi registrati appunto da Ceccarelli, che poi vengono azionati da due percussionisti che suonano due strumenti elettronici, che sono due iPad. Bellissimo. Sì, è una cosa molto carina, con un nastro. Di questo pezzo c'è anche il video. Si può vedere. E in questa occasione invece il video non, insomma, cioè faremo solamente un'esecuzione musicale. Ah, ecco, non ci sono le parole di Achille Perilli. Ci sono le parole di Perilli, ma non c'è il video. Non c'è il video, c'è perfetto. L'audio, sì, però solamente l'audio. Bene. Poi facciamo invece un nostro cavallo di battaglia, forse diciamo è stato il primo pezzo veramente che ha cementato l'ensemble, un pezzo di Giorgio Battistelli. Grande, che tu apprezzi tantissimo. Pezzo che si chiama Ostinato. Anzi, scusami, ne approfitto per dire che martedì prossimo rimando in onda la sua opera dedicata a Giacomo Leopardi, e quindi la rimando in onda, è una replica, noi l'abbiamo mandata in onda l'anno scorso. Quindi due anni fa, adesso non ricordo bene, siccome è un po' che non la riascoltiamo, allora la mando in onda martedì prossimo. Bene, scusami per la parentesi, un saluto a Battistelli che apprezzo e ammiro tantissimo, scusami, vai. È un pezzo, dunque, è pensato inizialmente per tamburello, basco e organo, che noi, anzi Gianluca Ruggeri, che è l'altro mio appunto compagno di viaggio, insomma, con cui ho fondato appunto l'ensemble, ne ha fatto una versione per tre batterie e organo. È un pezzo dedicato ai punk berlinesi. Ah, però. È un pezzo straordinario. Pensa che di questo brano noi abbiamo fatto più di 100 esecuzioni.
è uno dei pezzi di musica contemporanea più eseguiti al mondo. Cavallo di battaglia proprio. Sì, sì, no, ma poi un pezzo proprio, cioè in genere, sai, le esecuzioni dei pezzi di musica contemporanea si fermano a 3 o 4, 5, 6, 10, 20, ma 100 esecuzioni, 100. È un caso veramente straordinario, esatto. Un pezzo che abbiamo eseguito in tutto il mondo, a Madrid, in una piazza con 20.000 persone, oppure a Vienna, oppure piuttosto che a Berlino, piuttosto che a New York, insomma, in Cina, cioè è una cosa veramente, bellissimo. Un pezzo incredibile, guarda, un pezzo fortissimo, mamma, questo è del primo Battistelli. E poi invece arriviamo, insomma, diciamo al piatto succulento, Alvin Carran, che è stato un nostro grande compagno di viaggi, appunto, perché con lui abbiamo fatto tante cose, c'è una grande affinità artistica tra di noi, anche umana, siamo molto amici, e praticamente Alvin Carran ha scritto un pezzo per l'occasione. Quindi presenteremo un pezzo per 3 percussionisti e tastiere, suonate appunto tastiere e campionatore, computer, che guiderà lui, insomma, che suonerà lui. Che ha un titolo veramente, diciamo, proprio d'attualità, perché c'è l'Expo, e quindi quando ho letto il titolo saltando in padella bellissimo, infatti è divertente la cosa. Vabbè, ma Alvin c'è sempre questo carattere, no, insomma, ironico, autoironico, è un grandissimo, ma poi dire, è veramente un compositore, secondo me sono tra i più importanti, insomma, della scena internazionale. Ma tra l'altro molto italiano, perché sono, sai, in Italia da 50 anni, insomma, quindi certo. Più in italiano di noi, insomma. Certo, quindi insomma, quindi un programmone. Il terzo appunto elemento di Ars Ludi è Rodolfo Rossi, quindi Antonio Cettiano, Gianluca Ruggeri, Rodolfo Rossi. E alle 18 Mario Gamba, il concerto sarà preceduto da un incontro appunto condotto da Mario Gamba, sì. Che appunto, insomma, col quale faremo una chiacchierata, insomma, cioè, sì. Parleremo un pochino di noi, ma più che di noi parleremo di quel periodo, insomma, che va dagli anni 80-90, no? E certo. Molto intenso, molto ricco appunto di creatività. Beh, ma ne avete da raccontare, Antonio? Come? Ne avete da raccontare, penso, perché dopo 28 anni. Certo, tante esperienze, insomma, sì, sì. Insieme, quindi insomma dei bei eventi, veramente, sì, bellissimo, sì, sì. Complimenti, perché è un progetto davvero importante questo. Grazie. Ma ne hai fatti sempre anche tanti importanti, tipo mi ricordo Mozart, se non sbaglio, un progetto Mozart. Sì, c'è stato un progetto su Mozart, anche quello, devo dire, è stato io mi sono divertito moltissimo, perché insomma è stata, cioè, la sfida era veramente tosta, insomma, e accostarsi a Mozart è sempre pericoloso, insomma, si rischia di farsi del male veramente. E sì, però sì. Siccome non ci eravamo sentiti, volevo sapere, così a due, una battuta, com'è andata? Ma guarda, benissimo. Perché praticamente noi siamo partiti, invece che dalla musica, siamo partiti dall'uomo, sai, di Mozart c'era una visione un pochino stereotipata, no? Si pensava che lui fosse un grande genio, ma poi tutto sommato un uomo abbastanza mediocre, infantile, no? Sì. Insomma, attratto dalle sottane più che dalla cultura. Sì. In realtà si è scoperto che lui invece è stato un uomo straordinario, insomma, anche la sua adesione alla massoneria, sai, sì. È stata una cosa seria, cioè lui non è diventato massone per interesse, lui è diventato massone perché era, sì. Perché condivideva, certo. I grandi ideali dell'epoca, insomma, la fratellanza, la libertà, appunto anche la parità di genere, del rispetto per la natura, era contro la guerra, insomma, era
un personaggio piuttosto moderno, Mozart. Quindi noi siamo partiti dall'uomo Mozart per arrivare alla musica, ecco. Per arrivare alle sue cose, per cui, che ne so, c'è stato un concerto, mi ricordo, adesso così pesco a sì. caso, perché sono stati tutti belli, e questo quello di gruppo di contrabbassi, otto contrabbassi, appunto diretto da Roccato, che ha presentato un progetto bellissimo sul concetto del sacro. Ah. E Mozart era sì. Importante, insomma, era una cosa veramente seria per lui, insomma, il sacro, no? Insomma, sì. E quindi hanno fatto questo concerto con le musiche di Arvo Pärt, di Gesualdo da Venosa, di Mozart, insomma, tutto il progetto. Quindi tu immagina, no? Tutta una serie di concerti in cui Mozart incontrava tanti autori, no? E per esempio bellissimo. C'è stato un concerto dedicato alla creatività, che sappiamo Mozart è stato un uomo di una creatività straordinaria, sì, cioè, è vero. E allora credo i Sentieri Selvaggi hanno presentato un progetto appunto tutto basato insomma su questi elementi di appunto di creatività, di invenzione, di libertà, no? Ma... Insomma, è stata, diciamo, credo insomma, che sia stata una visione insolita, no? Insomma non è facile poi diciamo incontrare, no? Perché spesso insomma mi sembra, adesso non vorrei essere presuntuoso assolutamente, però mi sembra che spesso insomma si ragiona un po' per categorie, no? Allora sì. Mozart è questo, il jazz è quello, è più facile, Antonio, siccome non crediamo nelle categorie, insomma, le categorie servono a chi deve appunto organizzare le cose, ma un artista non può non può chiudersi tutte, in una no? categoria, ma certamente certamente d'accordo, ma guarda, mi sa tanto, sai, di quel vecchio illuminismo, no, quando si catalogava tutto e si rinchiudeva un po' in certe categorie, appunto, no, nei settori, no, il settore, la categoria, questo no, ma assolutamente sì, alto, basso, questo sì. È buono, quello non è buono, questo esatto, sì, questo no. Insomma, è un po' una cosa stupida, no. Cioè, questa è una cosa, devo dire, su cui stiamo lavorando da sempre, cioè il fatto di superare, ma questo la stessa Cecilia Bertoni, insomma, col suo lavoro che va avanti da anni, sì. anni, lei appunto insomma lavora sempre sulla qualità delle cose, sì, non sull'appartenenza a quel genere, a quella categoria, appunto, no? No. Lavorare sulle cose. È molto attenta. Sì, lavorare insomma sulle cose vere, no? Insomma, sulle bellissimo. Cose che hanno un valore, quindi giudicare le cose per quello che sono, per quello che sono. E non per quello che insomma che è stato catalogato praticamente, esatto, da questo. Esatto, sì. Senti, Antonio, è stato un piacere. Ricordiamo allora 4 luglio dalle ore 18, tenuta dello Scompiglio di Vorno, Lucca. Peccato sì. che sono lontana e sono lontana io. Dai, cerca di venire, dai, ti aspettiamo. Magari. Magari viene anche che insomma vieni con qualche altra persona. Con qualche amica. Sì, adesso magari spero, ma sarà difficile, però bene, insomma un giorno ci incontreremo allo Scompiglio, perché è veramente anche a nome del direttore artistico Cecilia Bertone, eh? grazie tantissimo, Antonio, e veramente in bocca al lupo per grazie, tutto grazie ciao, è stato un piacere, ciao anche ciao per me, è sempre un piacere, ciao. Grazie, ciao. Ciao, grazie, ciao, ciao. Ciao.